mattina, questa per oggi, a iniziare la settimana teologica sul Ministero Sacerdotale e sulla Chiesa Popolo Sacerdotale con una relazione, una mia fidata, su Cristo sono sacerdote secondo la legge degli ebrei. Credo che era davvero doveroso iniziare la settimana di riflessione sulla realtà sacerdotale di tutta la Chiesa e sulla presenza all'interno di essa del Ministero Sacerdotale con una relazione che, come diceva poco fa Don Paolo, mi chiamasse l'origine e la sorgente di questa realtà cristiana che noi chiamiamo sacerdozio, sia che essa realtà sia vissuta da tutta la comunità dei battezzati, sia che questa realtà sacerdotale sia vissuta in maniera del tutto particolare da una persona che è chiamata da Dio al ministero sacerdotale proprio di Gesù. Sia i battezzati come comunità, sia i sacerdoti come singole persone chiamate da Dio a esercitare il ministero, ricevono la loro dignità e la loro missionarietà a partire da Cristo sono sacerdoti. Ma chi è che parla di Cristo sono sacerdote nel Nuovo Testamento? Dove si parla di Cristo sacerdote e sommo sacerdote? Tra le fonti della nostra rivelazione biblica. Dobbiamo affermare che l'unico autore di tutti gli scritti del Nuovo Testamento in cui si parla di Cristo sommo sacerdote, che ha avuto l'intenzione di applicare a Cristo il titolo di sommo sacerdote, sia stato l'autore della lettera agli ebrei. Io questa sera quindi dovrei presentarvi la lettera agli ebrei, nella quale il tema unico, centrale di tutto lo scritto è proprio Cristo sommo sacerdote. Ma si tratta di un tema ovviamente molto vasto. Io mi limiterò soltanto a due versetti di questa lettera, dove per la prima volta nella storia della letteratura testamentaria viene introdotto il titolo di sommo sacerdote applicato a Gesù. I due versetti sui quali vogliamo meditare si trovano alla fine del capitolo secondo della lettera agli ebrei e sono precisamente i versetti 17 e 18, i quali suonano così. Perciò doveva rendersi tutto simile ai fratelli per diventare un solo sacerdote misericordioso e degno di fede nelle cose che riguardano Dio, allo scopo di espiare i peccati del popolo. Infatti, proprio per essere stato messo alla prova ed aver sofferto personalmente, egli è in grado di venire in aiuto a quelli che subiscono la prova. E la parte finale del capitolo secondo, con il quale l'autore introduce il tema di Cristo sommo sacerdote, che poi viene sviluppato nei capitoli successivi e in modo particolare nel capitolo ottavo e nel capitolo nono della stessa lettera.
questo testo ci mette di fronte è appunto la novità con la quale l'autore si rivolge a Cristo, parla di lui chiamandolo sommo sacerdote. Se infatti mettiamo a confronto questo testo con gli altri scritti del Nuovo Testamento, notiamo che negli altri scritti del Nuovo Testamento manca il titolo di sacerdote riferito a Gesù. E anche lo stesso Gesù, nel corso della sua vita, non ha mai chiamato se stesso sacerdote. Nei Vangeli vediamo che più volte Gesù viene interpellato come maestro, come taumaturgo, come profeta, viene riconosciuto come persona più grande dei profeti, come persona più sapiente di Salomone, come figlio di Davide, ma non c'è una sola testimonianza nei Vangeli dove si parla di Gesù sacerdote. Come si spiega questo silenzio? Per noi è spontaneo parlare di Gesù sacerdote perché sin dalla nostra infanzia siamo stati abituati a questo vocabolario, sacerdotale attribuito a Gesù. Ma per i primi cristiani la cosa non era poi così ovvia, così spontanea, anzi c'erano tanti e tanti motivi per i quali Gesù non poteva essere riconosciuto come sacerdote dai primi cristiani. Quali erano questi motivi che ci permettono di capire il silenzio del Nuovo Testamento su questo titolo e che nello stesso tempo ci fanno apprezzare la grande intuizione avuta dall'autore della lettera agli Ebrei, dono certamente dello Spirito Santo, di parlare di Cristo come sommo sacerdote. Motivi che spiegano il silenzio del Nuovo Testamento sul titolo di Gesù come sacerdote sono i seguenti. Secondo la concezione giudaica del tempo, sacerdoti erano gli appartenenti alla tribù di Levi. Erano i leviti, i discendenti di Aronne, che appartenevano alla famiglia sacerdotale. Ora Gesù non apparteneva alla tribù di Levi, ma era discendente di Davide, apparteneva alla tribù di Giuda e quindi non poteva essere sacerdote. Si diventava sacerdote al tempo di Gesù per diritto ereditario. Il padre era sacerdote perché appartenente alla tribù di Levi, il figlio era sacerdote. I sacerdoti genitori di Gesù, quelli umani, non erano appartenenti alla famiglia sacerdotale e quindi anche da questo punto di vista Gesù non poteva essere considerato sacerdote. Inoltre, leggendo il Nuovo Testamento, leggendo i Vangeli, notiamo che Gesù è entrato sì nel Tempio, se per Tempio si intende il portico di Salomone, il cortile nel quale tutti potevano entrare